Dopo l'infortunio di De Sciglio e lo stop obbligato di Antonelli, il Milan piomba su Caceres. L'ex Juventus è svincolato e può arrivare subito, ma dipenderà da eventuali visite mediche. I giallorossi vincono grazie a Totti e volano in semifinale, dove daranno vita a un doppio derby contro la Lazio. La vittoria con il Cesena è però piena di polemiche. A margine della presentazione di Toro Channel, il presidente Granata parla del mercato, da Hart a Milinkovic-Savic, passando per Castro e Iturbe. Rinnova Lichtsteiner, dal possibile passaggio all'Inter al prolungamento con la Juventus. Lo svizzero cambia idea, rimarrà bianconero fino al 30 giugno del 2018. Lampard annuncia l'addio al calcio giocato dopo 21 anni di professionismo. È il miglior realizzatore della storia del Chelsea. Buonasera, buonasera a tutti dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Il giorno dopo la vittoria della Fiorentina contro il Pescara per 2-1 si infiamma la lotta all'Europa League con il Milan che dovrà ancora recuperare la partita con il Bologna. Noi ne parliamo intanto con Gaetano Mocciaro. Ciao Andrea. E con Simone Bernabei. Ciao Andrea, un saluto a tutti. Ecco, però il Milan potrebbe anche rinforzarsi nelle prossime ore, anche perché vista l'emergenza in difesa potrebbe arrivare Martin Caceres. Quindi io vado a chiedere a proprio Gaetano qual è un pochino la situazione di Caceres e se è un buon acquisto. È un acquisto necessario perché il Milan si ritrova con l'infortunio di De Sciglio. Il comunicato di oggi del Milan, dove viene specificato che Antonelli starà out un mese, Calabria ne avrà per 20 giorni, Montella si ritrova a destra con il solo Abate, a sinistra niente meno che Vangioni, che è stato un oggetto misterioso. Era vicinissimo alla cessione. Era peraltro vicinissimo, ha fatto di tutto il Milan per cederlo onestamente già da dicembre, perché è un giocatore che Montella non vede assolutamente, non era richiesto dall'allenatore perché il Milan l'aveva preso già ai tempi di Mihajlovic. È un giocatore che non si è adattato evidentemente a un calcio come quello italiano, però adesso Montella deve mettere semplicemente Vangioni perché non ha alternative o deve cambiare modulo. Sicuramente Caceres al top o comunque in condizione è un giocatore eccezionale, perché può giocare in una difesa a 3, può giocare in una difesa a 4, può fare il terzino destro, il difensore centrale, un giocatore tecnico, forte, di carisma, però non dà chiaramente garanzie fisiche. L'ha dimostrato il fatto che sia tornato indietro dalla Turchia. Lui era andato qualche settimana fa a Istanbul per firmare il contratto col Trabzonspor, il medico del Trabzonspor ha detto no, ha consigliato alla società di non tesserarlo perché si sarebbe infortunato dopo una partita. Addirittura si sussurra che a questi problemi fisici ci siano state delle richieste particolarmente esose dell'uruguaiano prima della firma, insomma abbia cambiato un po' le carte in tavola, tant'è che poi è stato proposto sia al Beşiktaş che al Galatasaray, nessuna delle due società turche ha accettato, però insomma diciamo che è un'incognita, ma il Milan si ritrova in un periodo particolare dell'anno con tanti impegni perché c'è questo incastro del Bologna a causa della gara di Doha, della Supercoppa, e non può veramente permettersi di perdere ulteriore terreno perché rischia veramente di finire come l'anno scorso, che ha perso un vantaggio enorme sul Sassuolo per poi perdere per il terzo anno di fila le coppe. Ecco, ecco sì. Simone, però non è meglio magari dare un'opportunità anche a Vangioni, perché oggettivamente lo abbiamo visto veramente poco. È vero che ci sono solo praticamente due esterni dopo l'infortunio di De Sciglio e quello contestuale di Antonelli al Soleo, rimarrà fermo un mese. Beh, insomma, Vangioni noi l'abbiamo visto poco, Montella credo l'abbia visto abbastanza per essersi fatto la giusta idea, quindi evidentemente non lo ritiene all'altezza del suo Milan. Quello che posso dirti su Caceres è che Montella lo stima e lo segue da tanto tempo. Già ai tempi della Fiorentina il tecnico lo aveva chiesto alla dirigenza viola, aveva chiesto di fare uno sforzo per arrivare a questo giocatore. Si adatta perfettamente alla sua filosofia di gioco, che è quella di far partire l'azione direttamente da dietro, direttamente dalla difesa. Quindi io credo che dietro a questa trattativa
ci sia molto tanto anche del tecnico rossonero. Ecco, è anche vero però che Cáceres ha vinto gli ultimi scudetti con la Juventus, dovrebbe essere una sicurezza, a parte appunto le condizioni fisiche, dal punto di vista tecnico non si discute, però è anche vero che ci saranno appunto stasera degli incontri fra le parti, possibili le visite mediche, e da lì si capirà molto. Però oggi abbiamo veramente tantissimi argomenti di cui parlare, quindi andiamo a parlare di Roma, perché ieri sera si è giocata la sfida tra Roma e Cesena, valida per l'ultimo quarto di finale. La Roma giocherà contro la Lazio e noi ne parliamo con Alessandro Carducci, direttore di Voce Giallorossa, che dovrebbe essere con noi. Ciao Alessandro. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco Alessandro, raccontaci un po' la partita di ieri. Ci sono state molte polemiche anche e soprattutto per l'ultimo rigore. Sì, è stata una partita molto complicata, molto più complicata del previsto, come detto anche dallo stesso Luciano Spalletti nella conferenza stampa post partita. La Roma che ha faticato tanto a creare gioco, una manovra lenta, probabilmente insomma sarà stato preso sotto gamba l'avversario. La Roma non è entrata in campo con la giusta determinazione, il Cesena ha fatto tutto quello che doveva fare, e poi ecco il rigore all'ultimo secondo, al 95esimo, realizzato con freddezza da Francesco Totti, molte le polemiche, perché ecco, non è apparso così evidente, un contatto c'è stato, è vero, ma comunque un rigore quantomeno molto molto duro, un rigorino, bisogna dirlo con onestà, esattamente, per cui questo ha permesso alla Roma di evitare quantomeno di supplementare, chissà poi come sarebbe finita. Alessandro, ciao, Gaetano Mocciaro, ti chiedo se già nella capitale si parla del derby, queste due sfide, e oltretutto si parla già magari di spostare l'orario, visto che solitamente ormai da qualche anno il derby della capitale si gioca al pomeriggio. Ancora non se ne è parlato tantissimo, ovviamente in tutto, perché la Roma si è qualificata solo ieri sera. Quanto riguarda gli orari, aspettiamo, anche perché intanto martedì ci sarà un importantissimo incontro in prefettura per risolvere, si spera definitivamente, la questione barriere, dato che la curva nord della Lazio e la curva sud della Roma sono delle desertificate ormai da più di un anno, una situazione paradossale che a Roma diventa quasi la normalità. E martedì, per parola anche del ministro dello sport, si dovrebbe forse trovare una soluzione con il ministro dell'interno, si spera. Quindi poi da qui saranno poi affrontate le prossime settimane anche ovviamente le tematiche riguardo al derby, l'orario, la RAI, tutti preferirebbero la sera perché sarebbe una sfida affascinante. Vediamo cosa ne pensano ovviamente le istituzioni. Tra l'altro i derby non saranno due ma tre, perché poi si incastrerà anche con quello di campionato, per cui nel giro di un mese e mezzo circa c'erano tre derby che qui nella capitale significano tanto, per cui sarà un momento abbastanza ricco e frizzante qui a Roma, mettiamola così. Ecco Alessandro, restando sugli argomenti di campo, io direi che negli alti e bassi della Roma di Spalletti c'è una costante che si chiama Edin Dzeko, continua a segnare l'attaccante. Sì, continua a segnare, insomma l'anno scorso si fermò 8 gol, sono aderrato, adesso ha già segnati tantissimi, oltre 20, ma è decisivo, sbaglia tante occasioni paradossalmente, questa testimonianza anche di quanto la Roma crei, perché anche ieri ha fatto un gol, ne ha sbagliati almeno due occasioni ghiotte, ma già che così, prendere o lasciare, se fosse ancora più cinico e cattivo sotto porta sarebbe un fenomeno, parleremmo di un fenomeno, perché comunque è un giocatore che fa tutto, che aiuta la squadra, quando perde palla lo vedi che va a rincorrere l'avversario anche fino alla propria area di rigore, bravo a manovrare, fa salire la squadra, fa tutto bene, segna, quest'anno segna, preca ogni tanto, ci va un pochino molle, per dirla alla Spalletti, non lo facesse parleremmo veramente di un grandissimo, di un fenomeno assoluto. Ecco Alessandro, prima di salutarti, comunque noi parliamo anche tanto di mercato, volevo capire un po' la tua posizione su Kessié, visto che poteva arrivare prima del 31, della chiusura del mercato del 31 gennaio, però pare che tutto sia rimandato a giugno. Sì, no, non c'è stata veramente mai la possibilità che potesse arrivare nella finestra di mercato invernale, da quanto ci risulta, secondo me siamo fermi a quanto abbiamo scritto un paio di giorni fa, cioè l'accordo. Un accordo di massima cesta, l'ho trovato, sulla base di circa 28 milioni, ovviamente ora non si saprà poi più nulla perché comunque l'affare poi verrà ufficializzato nella prossima finestra di mercato, quindi da luglio in poi, però ecco l'accordo tra le parti c'è e sarebbe un colpo molto molto importante, bisognerà vedere se poi l'ultimo colpo di Massara o meno, ecco quello sarà poi interessante scoprire
nelle prossime settimane, però un colpo certamente di qualità. Ecco, infatti, con l'arrivo di Monchi potrebbe anche cambiare tutto. Ringraziamo Alessandro Carducci, direttore di Voce Giallorossa. A voi, e presto. Continuiamo così con la nostra programmazione. Stamattina si è scoperta la nuova piattaforma mediatica del Torino con Toro Channel. Ha parlato Urbano Cairo e andiamo dalla redazione, da Francesco Fontana, per capire cosa ha detto, soprattutto sul mercato. Ciao ragazzi, un saluto a voi e un saluto ai nostri amici telespettatori. Un Urbano Cairo che oggi in conferenza stampa, in occasione del lancio del nuovo canale ufficiale del club Toro Channel, ha parlato a 360 gradi per quanto riguarda le tematiche di casa Torino. Si è partito il presidente dal futuro di Andrea Belotti, l'oggetto del desiderio del Chelsea di Antonio Conte, per il quale, ricordiamolo, c'è una clausola pari a 100 milioni di euro, valevole solo ed esclusivamente per le società straniere. Un campionato, la Premier League, dove farà ritorno anche Joe Hart, altro giocatore seguito dallo stesso Chelsea di Antonio Conte. Cairo ha spiegato che il portiere si trova benissimo in Granata, bisognerà capire però quale sarà il futuro, questo lo aggiungo io, anche perché Joe Hart verosimilmente tornerà nel campionato più bello del mondo. Si è parlato anche di Mihajlovic, stamattina Tutto Sport ha lanciato un allarme parlando di un rapporto non più idilliaco tra i due, parlando appunto di un possibile addio a fine stagione. Vedremo se lo stesso Mia riuscirà a sfatare, diciamo ad allontanare più che altro questa possibilità in un campionato in cui crede ancora nel traguardo Europa League. Questo sarà un po' l'obiettivo del Torino, che così bene ha fatto in questa prima parte di campionato. Questa è la speranza di Urbano Cairo, che dopo aver lanciato il nuovo canale tematico del club sogna di lanciare il Torino anche in ottica Europa. A voi. Grazie, ringraziamo Francesco Fontana dalla redazione per passare dalla sponda della Mole Granata a quella bianconera, perché oggi è notizia che ha rinnovato Stefan Lichtsteiner, terzino destro svizzero della formazione di Massimiliano Allegri, ed è una cosa abbastanza strana, Gaetano, perché l'anno scorso era arrivato Dani Alves. Lichtsteiner doveva andare all'Inter, poi insomma è stato un trasferimento vietato, insomma sono anche due società non propriamente amiche, Juventus e Inter, anche se hanno fatto qualche affare, sembrava veramente un giocatore accantonato, però diciamocela tutta, lo svizzero in questi mesi si è dimostrato molto più affidabile di Dani Alves, a prescindere dal fatto che il brasiliano si sia fatto male anche abbastanza seriamente ultimamente, ma non è certamente un giocatore che ha fatto la differenza o comunque non secondo le aspettative della Juventus. Lichtsteiner ha continuato veramente a fare il suo, è sempre stato costante, probabilmente non è un terzino che ti fa fare il salto di qualità come il Dani Alves dei tempi di Barcellona, ma nel momento si è dimostrato più affidabile e si è meritato anche questo rinnovo di contratto. Arriverà quindi a 34 anni a essere un giocatore della Juve, credo che praticamente una carriera che si chiuderà lì alla Juventus, anche perché nel suo ruolo insomma è abbastanza dispendioso viste le due fasi che fa lo svizzero. Ecco, molto più difensivo rispetto a Dani Alves, però volevo chiederti, Simone, piace Andrea Conti? Dani Alves comunque ha un contratto abbastanza lungo, ma se ne andrà a questo punto a giugno oppure rimarrà, anche perché se Lichtsteiner rinnova c'è effettivamente qualcosa da cambiare? Beh sì, ma io onestamente faccio fatica a vedere Dani Alves già lontano da Torino. Ho parlato col giocatore proprio negli ultimi giorni a Milano, lo abbiamo incontrato fuori dagli hotel dove si fa calciomercato. Ma insomma, mi è sembrato comunque felice, mi ha detto che sta bene fisicamente, si è rimesso, è a posto al 100%, mi ha detto di essere felice comunque della sua esperienza torinese. Ma io aspetterei a dare giudizi probabilmente affrettati su Dani Alves. Dani Alves è un giocatore che ha avuto bisogno di qualche settimana per adattarsi ai nuovi ritmi del campionato italiano. Quando li ha trovati si è fatto male, adesso è rientrato, secondo me da qui a fine stagione si rivelerà una pedina fondamentale per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Ecco, ma non può magari andare in Cina, visto che comunque alcune offerte potevano già esserci? Io penso che lui abbia ancora voglia di giocare a calcio ad alti livelli, ancora voglia di essere protagonista pure col Brasile, quindi se la possibilità chiaramente c'è, anche perché quando si parla di mercato cinese non possiamo dare certezze da nessun punto di vista, perché poi le squadre cinesi arrivano, mettono sul piatto
fior fiori di milioni che altre società, tutte le società non europee, possono mettere, si possono soltanto sognare. Quindi fare previsioni in questo senso è molto complicato, però io credo che Dani Alves, la sua voglia di giocare ancora ad alti livelli, alla fine avrà la meglio, e quindi Dani Alves sarà ancora un giocatore della Juventus. Ha viste le difficoltà dell'Inter, che praticamente era un passo da Lichtsteiner, Gaetano, non era stato un'ottima intuizione di mercato proprio portarlo all'Inter, visto che era vicinissimo l'ultimo giorno di mercato della scorsa finestra estiva? Beh sì, vedendo perlomeno col senno di poi, vedendo le gare, le prestazioni di Lichtsteiner sempre costanti, e quelle di Ansaldi, che non si... O di D'Ambrosio. O di D'Ambrosio, comunque D'Ambrosio, Nagatomo, D'Ambrosio e Santon sono giocatori che da anni sono sul mercato. Santon è stato veramente vicinissimo 2 o 3 volte a lasciare l'Inter e non si è parlato anche di Milan, peraltro. Si è parlato anche di Milan come affare dell'ultimo ormai. È un giocatore che, come Caceres, ha dei problemi fisici evidenti, perché non ha passato 2 visite mediche in Inghilterra. Lichtsteiner sarebbe stato sicuramente un giocatore affidabilissimo in un reparto come quello dell'Inter, che l'anno scorso aveva fatto affidamento su un Miranda veramente eccezionale. Murillo adesso in grande ripresa, sicuramente l'Inter avrebbe fatto un grande affare con lo svizzero, non c'è assolutamente discussione. Poi anche perché comunque Ansaldi è un giocatore che può essere piazzato sulla sinistra, avremmo trovato un ottimo quartetto. Invece vedremo un Inter che già da giugno dovrà rifare le due fasce. Ecco, vabbè, direi che siamo praticamente quasi arrivati in chiusura, così possiamo anche parlare di Frankie Lampard. Frankie Lampard che si è ritirato oggi dopo 21 anni di professionismo. La sua carriera si è sviluppata tra West Ham, Manchester City, soprattutto Chelsea, di cui è il miglior marcatore, e New York City come ultima spiaggia. Volevo chiedervi, è finita un'era anche dopo il suo ritiro? Eh sì, è uno dei centrocampisti moderni più forti che si sono visti dagli anni 90 in poi, giocatore eccezionale. Io non ricordo veramente, forse bisogna risalire ai tempi di Platini, a un centrocampista che arrivava a fare 20 gol in un campionato. Oltre 300 in carriera. Oltre 300 in carriera, giocatore straordinario. Io ripenso, ecco, al fatto che poteva venire in Italia, perché era la prima richiesta di José Mourinho all'Inter. È vero, quasi era arrivato perché era in un periodo di depressione, era morta l'amata madre, lui aveva deciso lì per si stava convincendo a trasferirsi in Italia. Poi purtroppo per noi spettatori italiani ha cambiato idea, ha deciso di rimanere al Chelsea, e l'Inter ha preso Muntari. Fra l'altro era il 2008 ed era già trentenne Lampard, sì. Quindi insomma aveva già un'età abbastanza alta. E quindi vi chiedo, giusto in chiusura, chi meglio tra Lampard e Gerrard, visto che comunque sono due mostri sacri? A voi. Ma onestamente mi risulta difficile, ne abbiamo parlato a lungo anche in redazione, risulta abbastanza difficile scegliere in realtà. E anche credere che si siano ritirati un po'. Sì, è vero, perché poi comunque hanno fatto parte, insomma dai, negli ultimi 10 anni sostanzialmente uno pensava al box to box, al centrocampista box to box, come lo amano chiamare in Inghilterra, e pensava o a Gerrard o a Lampard, poi penso fosse più a seconda delle simpatie, se uno magari era più verso il Liverpool o verso il Chelsea, però di fatto si tratta di due grandissimi, oramai purtroppo ex giocatori che hanno segnato un'era, ma devo dire la mia, mi sbilancio un po' più verso Gerrard, però per una questione poi di simpatia verso i colori dei Reds, però insomma di fatto entrambi sullo stesso livello. Ecco, direi di sì, tu Gaetano. Faccio fatica a scegliere, ma anch'io sono d'accordo con Simone, forse un po' più completo Gerrard. Ma è veramente una gara tra titani, ma vince ai punti, ma di pochissimo Gerrard, secondo me. Certamente più vincente Lampard tra i due. Chiaramente ricordiamo Lampard, che a 38 anni ha deciso di smettere, oltre 300 gol in carriera con la maglia del Chelsea. Così anche questa edizione del TMV News è praticamente terminata. Ringrazio Gaetano Macciaro. Grazie a te Andrea. E Simone Bernabei per la compagnia. Un saluto. E quindi vi auguro una felice nottata.